progetto nato 5 anni fa con 5 comuni, Fossombrone, Mondavio, Pergola, Urbino e Sant'Angelo in Vado. Chiudiamo il 2022 con 16 comuni che hanno affidato alla Confcommercio l'incarico della promozione turistica e apriamo il 2023 con 21 comuni, quindi nelle ultime settimane abbiamo ricevuto l'adesione di 5 nuovi comuni che sono Piobbico, Monbaroccio, Mondolfo, Isola del Piano e Cartoceto. Quindi 5 nuovi comuni che completano l'offerta dei prodotti turistici del nostro progetto. Quindi un progetto che sta andando molto bene e il fatto che aumentano i comuni vuol dire che abbiamo dato visibilità a queste località tentando la trasformazione in destinazione turistica di comuni che hanno anche piccole opere d'arte ma comunque hanno una offerta turistica importante messa insieme con la rete di comuni che noi abbiamo costituito. In questo senso l'itinerario è un girare, un conoscere, un approfondire, un vivere un'esperienza che va al di là della sola e singola esperienza turistica, ma diventa un viaggio nella nostra regione, nella cultura, nella storia, nell'enogastronomia, nell'artigianato, nella manifattura, nel paesaggio. È un viaggio che riesce a coinvolgerti e per cui quando si torna a casa si ritorna con un'esperienza che si riesce anche a trasmettere meglio a chi è vicino a noi. Oggi il turismo necessita di un lavoro in squadra, bisogna lavorare insieme, pensare come si faceva una volta che ogni comune può promuoversi è pura follia, oltretutto piccoli comuni non hanno né le risorse né le professionalità per farlo, noi mettendoli in rete invece riusciamo a fare un lavoro molto importante, abbiamo fatto tante iniziative fieristiche, abbiamo pubblicato tanto materiale promozionale, abbiamo fatto press tour con la stampa nazionale, abbiamo fatto educational, insomma veramente abbiamo utilizzato tutti gli strumenti del marketing per promuovere queste località e di questo evidentemente ce ne danno atto due cose: l'aumento dei sindaci, quindi l'aumento dei comuni e anche l'aumento delle presenze turistiche nella nostra provincia, perché è vero che non dipende solo da noi, ma un po' dipende anche da noi, cioè il fatto che nella provincia di Pesaro Urbino abbiamo superato le presenze turistiche del 2019 con oltre 400.000 presenze in più del 2019, quindi dell'anno pre-Covid, vuole anche dire che chi lavora nella promozione come noi, ma ovviamente il merito è anche della regione o soprattutto della regione, ha svolto bene il proprio compito. E anche gli ingressi nei musei che gestiamo noi, Pergola, Mondavio e Fossombrone, un aumento dei visitatori sta a dimostrare insomma, che il lavoro che abbiamo svolto di promozione è un lavoro vincente.